sezione Unione Nazionale Multilateralisti. Eccellenze, signor Prefetto, illustrissime autorità, carissimi soci e dirigenti dell'Unione, graditi ospiti. Ringrazio la Presidenza e prendo brevemente la parola per porgere il mio deferente e doveroso saluto alle autorità e a tutti i presenti, con un caloroso ringraziamento per la loro autorevole e significativa partecipazione all'odierno convegno, come ogni anno promosso dall'Unione Nazionale Multilaterale del Servizio di Milano, per ricordare i troppi servitori dello Stato caduti nell'adempimento del dovere per difendere la legalità e la giustizia, per combattere il terrorismo, la criminalità organizzata, per l'affermazione della democrazia e per la pace del mondo. Il Memorial Day di oggi è dedicato ai numerosi magistrati caduti per servizio e alla celebrazione del Premio Nazionale Luigi Calabresi alla sua 16ª edizione. In qualità di istitutore del predetto premio, pertanto, desidero esprimere vivo compiacimento e profondo orgoglio mio e del Comitato Direttivo, avendo constatato come nel corso degli anni il predetto riconoscimento, fondato nel lontano 1995, alla memoria di un valoroso caduto per servizio, il Commissario della Polizia di Stato, Luigi Calabresi, appunto, abbia riscosso sempre maggiore attenzione, maggiore partecipazione e sempre più largo consenso. Per le amare vicissitudini che hanno preceduto la sua eliminazione fisica, Luigi Calabresi costituisce un fulgido esempio di grande fedeltà alle istituzioni democratiche, esempio di grande coraggio e chiaro esempio di difesa della verità e della giustizia, per le quali ha perso drammaticamente.